Il caldo fa volare i consumi del gelato nonostante il balzo dei prezzi aumentati del 19% rispetto allo scorso anno. È quanto emerge da un'analisi della Coldiretti sui dati Instat in riferimento agli effetti del grande caldo che ha colpito anche la Puglia. A pesare sui listini, il balzo dei costi per l'energia e le materie prime usate nelle preparazioni, a partire dallo zucchero più 47%, di cui l'Italia è fortemente deficitaria. Un andamento che non sembra spaventare i cittadini e i turisti che per difendersi dall'afa consumano gelato per pausa pranzo o per lo snack. La gente esce perché il gelato è un alimento fresco e si rinfresca con un buon gelato in questo periodo di caldo. Ad essere preferito è di gran lunga il gelato artigianale nei gusti storici, anche se cresce la tendenza nelle diverse gelaterie ad offrire specialità della casa che incontrano le attese dei diversi target di consumatori, tradizionale, esterofilo, naturalista o a chilometro zero, come i gelati con frutta e verdura locali. I consumatori di gelato hanno superato i 6 kg a testa all'anno in Italia, secondo le stime della Coldiretti. Il gusto che viene venduto di più? Nocciola, cioccolato, pistacchio, però in questo periodo di grande caldo si vendono molto le frutte. Tante frutte, dal Dragon Summer, un gusto nuovo di quest'anno, fragola, mela verde, di tutto e di più, alla frutta, che rinfresca tutti, grandi e piccoli.